Buongiorno amici e ben ritrovati, un saluto a tutti. Oggi abbiamo il tablet del signor Fabio. Ciao Fabio, questo tablet, il problema di questo tablet è il cavo che quando si muove si disconnette dalla rete elettrica. In pratica il connettore è rotto e va sostituito. Il modello di questo tablet è un Tab E con la sigla SMT561. Prima di procedere, voglio ricordarvi di guardare sotto nella descrizione perché aggiungo un canale di una persona fantastica che sa fare tantissime cose. Andate a vedere sotto in descrizione. Il canale si chiama Frank Creator. Andate sotto a vederlo e iscrivetevi al canale. Adesso andiamo ad aprire il tablet. Dopo aver aperto il tablet, dobbiamo rimuovere i connettori che sono 1, 2, 3, 4. Poi andiamo a rimuovere le seguenti viti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viti. Togliamo la scheda madre e andiamo sotto al microscopio per esaminare il connettore rotto. Una cosa importante che voglio dirvi prima di iniziare a dissaldare il connettore è quello di proteggere la scheda, soprattutto i vari connettori in plastica, perché sono molto delicati e subiscono delle deformazioni con il calore della temperatura per dissaldare il connettore. Perché io per dissaldare questo connettore utilizzo dell'aria calda. Quindi adesso vado a proteggere la scheda con del nastro. Per le alte temperature, A few moments later. una volta protetta tutta la scheda, la possiamo girare e guardare per capire un po' la posizione del connettore. Ma noto una cosa strana, vedo che qui è un po' appiccicoso, sembra quasi che questo connettore sia stato già sostituito da qualcun altro. Infatti noto anche qui che è stato un po' scaldato e anche questa saldatura qui non è fatta a regola d'arte, non è fatta dalla casa. Per me questa saldatura è stata fatta a mano, anche qui. Facciamo una cosa, andiamo sotto al microscopio e guardiamo lo stato di questo connettore. Eccoci finalmente sotto il microscopio e andiamo a esaminare questo connettore un po' strano. Perché? Guardiamo insieme un po' i pin. Allora, il primo pin qua non sembra neanche saldato. Questo qui appena appena, questo per niente, questo sì un po' annerito, questo un po' così così, qui un pochino meno, questo qua proprio.
Guardate qui che c'è anche dello stagno, qui hanno già fatto qualche lavoro, ma poi si nota anche da tutto questo flussante qui sparso in giro. Ma guardiamo anche questo, vedete anche qui, è stato saldato un po' in qualche maniera, qui per niente. Secondo me questo connettore è già stato sostituito, hanno già fatto qualcosa. Vabbè, comunque quello che è. L'importante è non trovare delle brutte sorprese qui sotto quando lo andiamo a togliere. Andiamo a vedere, dai. Allora, temperatura a 300 gradi. Metto un po' di flussante. Ecco qui. Tanto se l'hanno saldato a mano qui. In teoria si dovrebbe togliere più facilmente. Andiamo subito a rimuovere. Eccolo qui. È stato rimosso. Ok. Vado a rimettere lo stagno nei buchi. Vi sembrerà strano tappare ancora i buchi, ma per fare un bel lavoro io faccio questa tecnica. Poi dite la vostra nei commenti. Poi prendo il connettore nuovo, tra l'altro è anche l'ultimo che mi è rimasto, non ne ho più. Eccolo qui. Questa tecnica sta nel prendere il connettore così nuovo e poi inserirlo dentro nei buchi quando la temperatura dello stagno è bella calda. Lo notiamo dal microscopio quando diventa bella lucente. Andiamo a scaldare la scheda. Andiamo a scaldare la scheda. Quando diventa bella lucente, sta iniziando. Si inserisce il connettore. E la saldatura è già stata fatta. Ecco Scusate amici, ma non ho registrato dal microscopio. Scusate tanto. Queste sono cose che succedono e pazienza, è andata così. Comunque il risultato che vediamo insieme è questo. Spero che lo apprezziate. Anche questo è saldato, anche se lo vediamo un pochino ancora dorato in fondo, ma è saldato benissimo. I punti di saldatura qua vanno bene e poi guardiamo anche nella parte posteriore. Ecco qui, la saldatura sembra fatta molto bene rispetto a prima. Scusate ancora amici, ma sono cose che succedono, fa parte un po' di tutto e questo contenuto è andato così. Adesso vado a rimontare la scheda all'interno del tablet, lo accendiamo e vediamo un po' che cosa succede. Finalmente la scheda è stata rimontata all'interno del tablet, ho già provato il tutto e sembra funzionante, guardiamolo insieme. Connettore inserito, vado per accendere.
7%, perfetto ragazzi, il connettore è bello stabile, quindi non si disconnette più. Mi dispiace soltanto che non avete visto com'era saldato quel connettore. Comunque chiudiamo qui la parentesi su quel discorso. Per ricordarmi che ho messo mano a questo tablet, metterò un mio adesivo all'interno, così non rovina neanche l'estetica. Ringrazio tutte le persone che si sono iscritte al canale, grazie, 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 siete davvero tantissimi, vi ringrazio ancora, siete fantastici, ci vediamo presto in un nuovo video e che dire, buone vacanze a tutti e buon Ferragosto a tutti, ciao ragazzi!